Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi parleremo dei libri che sono recentemente entrati nella mia libreria e dei libri che vorrò leggere nel prossimo periodo. Cominciamo subito! Il primo libro che vi mostro è questo qui, Notti al Circo, di Angela Carter. Di lei avevo letto poco tempo fa Figlie sagge, che mi aveva conquistato letteralmente, mi aveva fatto ridere, mi aveva fatto piangere, mi aveva veramente divertito. E perciò ho deciso, vabbè, visto che non me lo devo permettere, ho deciso di prenderlo in biblioteca e lo sto già leggendo ed è piuttosto divertente già dalle prime pagine. Il prossimo libro di cui vi parlo invece è Il mondo deve sapere di Michela Murgia, che l'ho comprato a giugno quando c'era l'opzione 2 Einaudi per un telomare. Per chi non lo sapesse, questo libro qui è la trasposizione del suo blog, dove appunto Michela Murgia aveva scritto, durante il periodo in cui ha lavorato in un call center, tutte le sue disavventure e avventure in questo posto, e ne avevo sentito parlare molto e mi ha incuriosito. Io poi, seguendola spesso quando fa le recensioni dei libri in televisione, mi aveva incuriosito molto e, conoscendo la sua ironia, presumo che questo libro mi piacerà moltissimo. Ora passiamo invece ad un libro per ragazzi di Tove Jansson, Magia di mezz'estate, che ho trovato per caso proprio l'altro giorno in un negozio dell'usato, e siccome ne avevo sentito parlare da Matteo Fumagalli, che sicuramente conoscete, ma nel caso no, vi lascio il suo canale nelle informazioni. Non so benissimo di che cosa parla, so solo che parla di troll. E mi affascinava, insomma, e siccome di questa collana degli Istrici Salani ho letto tantissimi libri quando ero ragazzina e mi sono piaciuti veramente tanto tutti quanti. Vedete, anche illustrato, è molto molto bello. Ho deciso, vabbè, per 2 euro lo posso anche portare a casa. Passiamo ora ad un altro titolo che mi è stato prestato semplicemente e quindi non è un effettivo ingresso nella mia libreria. Ed è una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace. Sicuramente lo conoscerete, ne avrete sentito parlare fino allo sfinimento. È un insieme di articoli che David Foster Wallace ha scritto quando è stato mandato dal suo editore in una crociera. Tutte le persone che ho sentito parlarne ne parlavano come qualcosa, come un libro molto comico, ma allo stesso tempo che fa riflettere sul mondo delle crociere e sul mondo del divertimento. Perciò me lo sono fatta prestare e anche questo credo che lo leggerò molto presto. Passiamo ora a parlare della promozione Fazzi che c'è stata per tutto il mese di luglio. Approfittando di questa promozione, quella che ti dava 2 libri ma ne pagavi solo uno, ho preso Un incantevole aprile di Elisabeth Fonarnim, speriamo. Diciamo che l'ho preso a scatola chiusa, non ho letto la trama prima di inserirlo nel carrello. Mi ha conquistato la copertina, mi ha totalmente conquistato la copertina perché veramente è molto molto bella, come potete vedere. E subito dopo averlo aggiunto al carrello ho detto, beh, forse è un po' stupido comprarlo completamente a scatola chiusa. Ho letto la trama e parla di signore britanniche che decidono, spinte dalla noia, di passare un'estate in Liguria. Visto che non è neanche così lungo, lo leggerò sicuramente in questo periodo di pausa dall'università. L'altro titolo che ho preso con la promozione di Fazzi è stato Gli anni della leggerezza di Elizabeth Jane Howard. Che dire, è una saga familiare composta da 4 volumi, per ora il quinto è in uscita a settembre, mi sembra, sempre per Fazzi Editore. Diciamo che essendo una saga familiare mi ha già quello convinto a prenderlo, perché sono veramente un'appassionata di saghe familiari. Però non è solo quello che mi ha convinto, è anche il fatto che la trama e il tutto mi ricorda moltissimo Downton Abbey e io sono un'amante di Downton Abbey. Infatti ho scoperto da pochissimo che i produttori di Downton Abbey ne hanno comprato i diritti per farne una serie TV e io non vedo l'ora di leggerli, appunto. Ho già ordinato gli altri 2 volumi perché ho sempre approfittato della promozione della Fazzi, però non ho preso il quarto perché ho detto, beh, non spendiamo troppo, dai, regoliamoci. Perciò spero di leggerlo nel prossimo futuro, anche se dubito, e lasciare i mattoni
ad un periodo un po' meno impegnato, perché quest'estate ho deciso di rilassarmi completamente anche nell'ambito letture. Infatti, avete visto, non ho voglia di imbarcarmi in cose lunghe e probabilmente anche a tratti pesanti. Sono un'appassionata di storia latinoamericana, soprattutto di storia cilena. Però in generale tutto il Sud America mi ha sempre affascinato come mondo, come luogo. E molto tempo fa avevo visto in libreria, nella città dove studio, un libro che si chiamava Le vene aperte dell'America Latina. Mi aveva incuriosito a tal punto, però in quel momento non avevo i soldi per comprarlo e ho fatto veramente bene perché ho scoperto che in casa mia, nella libreria dei miei genitori, c'era ed è questo qui di Eduardo Galeano. Le vene aperte dell'America Latina. Questo libro è un saggio dove l'autore parla appunto delle ferite che ancora oggi sono aperte nell'America Latina, di tutti i problemi delle dittature, dello sfruttamento della gente, dello sfruttamento da parte dell'Occidente di quel continente. E siccome è un argomento che a me interessa molto, anche questa sarà una lettura estiva, sicuramente lo leggerò in questo mese che sono a casa dell'università, perché è una cosa che mi interessa molto. Effettivamente è un po' rovinato all'interno, ora che guardo i miei non sanno tenere i libri, non li sanno tenere, li buttano, mia madre fa le orecchie alle pagine, cosa che a me fa girare le scatole, apre i libri e li tiene così aperti sopra i tavoli. E mi fa veramente irrecare, perciò è un po' rovinato l'interno, però vabbè, chi se ne frega, almeno le pagine non sono strappate. Un altro libro per ragazzi che io non ho mai letto è appunto L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Ero da libraccio un giorno e ho trovato questa edizione che secondo me è veramente carina, a 2,95 € scontata. È un usato, ma non sembra neanche usato, cioè è perfetto, non ha un minimo di problema, proprio zero. Ed è appunto da questo libro che il Telo Einaudi di quest'anno ha preso spunto. E visto che di Louis Stevenson avevo letto altri libri e mi erano piaciuti moltissimo, ho detto vabbè, approfittiamone visto che a casa non ce l'ho. Strano, ma vero, non ho l'Isola del Tesoro. E siccome mi è sempre piaciuto il suo tipo di scrittura, il suo tipo di analisi e i suoi personaggi mi avevano sempre appassionato, ho detto vabbè dai, proviamo, prendiamolo, tanto per 2,95 € al massimo lo venderò o lo scambierò se proprio non mi piace. Però dai presupposti sono sicura che mi piacerà molto. L'ultimo libro di cui vi parlerò oggi è Praga Magica di Angelo Maria Ripellino. Questo libro parla di Praga, ma non la Praga turistica, analizza più la Praga nascosta, la Praga quella degli artisti, la Praga magica, appunto. Per chi non è mai stato a Praga, non penso che possa capire quanto la città effettivamente sia magica e travolgente, soprattutto certi quartieri, il quartiere ebraico, soprattutto, almeno quando ci sono stata io un paio di volte, diversi anni fa, veramente tanti ormai, però. Mi ha lasciato veramente quel sentore di magia, quel sentore di ancora non una città contemporanea, non sembra una città del nostro secolo, sembra rimasta ancora nel Novecento, nei primi del Novecento fino all'Ottocento, non sembra una città contemporanea, appunto. Però da visitare è molto bella sicuramente, ma ci sono quei quartieri, ci sono quei piccoli posti che sembrano rimasti legati al passato, non sembrano evoluti, sembrano rimasti lì nella loro quiete, nella loro tranquillità, nella loro magia. C'è infatti vicino al castello di Praga una piccola via, che non mi ricordo come si chiama in questo momento. Però ci sono tutte le casettine piccoline piccoline tutte colorate, c'è anche la casa dove ha vissuto Franz Kafka e ha scritto lì diversi libri e sono tutte carine, tipo la via degli alchimisti o qualcosa del genere, oddio non me lo ricordo. Però veramente, siccome Praga mi aveva sempre affascinato e mio padre mi ha tirato fuori questo bellissimo libro dalla soffitta e mi ha detto che questo Angelo Maria Ripellino, appunto, era un professore dell'Università di Roma, specializzato nell'Est Europa, infatti penso fosse un docente di lingua russa. Sì, infatti era docente di letteratura e lingua russa. Visto che Praga mi ha affascinato, presumo che un simile racconto, ma saggio sulla Praga magica, la Praga non turistica, mi affascinerà molto di più e spero di tornarci nel prossimo futuro a Praga, così. Magari da vedere qualcosa che agli occhi di un turista alle prime armi in una città non può vedere. Bene,
Il video e la pila di libri sono finiti, perciò se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi interessano le cose di cui ho parlato iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!